Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscolo a Vita, ho preso in mano la telecamera e ho deciso di portarvi un altro full day of eating, perché sul canale, per qualche motivo, i full day of eating vanno sempre alla grande, ve ne porto un altro oggi. Inizio sempre col digiuno intermittente, è una strategia che uso abbastanza spesso in modo da salvaguardare delle calorie più tardi nella giornata, perché mi sveglio e non ho tanta fame. Cosa faccio allora? Mi bevo un caffè nero, non ci metto niente dentro se non un minimo splash di latte scremato e ci aggiungo un paio di bustine di dolcificante. La cosa importante è rimanere al di sotto delle 50 calorie per non interrompere la fase di digiuno. Ci sono benefici teorici salutari? Ancora no, però la cosa più importante è che salvate le calorie della colazione, consumate le calorie giornaliere in uno spazio temporale più piccolo e quindi di conseguenza, se state a dieta e avete difficoltà a consumare poche calorie, questo vi potrebbe aiutare perché vi sentite più sazi e niente. Potete bere dell'acqua gassata, del tè, a patto che rimanete sotto le 50 calorie. Rilassatevi, godetevi il video, lasciateci un like se vi piace, iniziamo. Una domanda che mi viene posta spesso è quanto dovremmo bere, quanti litri d'acqua al giorno? Questo cambia se siete maschi, femmine, se fate tanto sport, se fate tanto cardio, ma penso che per tutti quelli che seguono il canale, che vanno in palestra, dovrebbero bere come minimo 2 litri di acqua al giorno. Io ne bevo anche 3-4 litri, a volte anche di più, quindi non ci sono problemi. Provate a bere sempre, anche quando non avete sete, perché quando vi viene sete è già troppo tardi. Quindi consiglio a tutti di bere 3 litri, ce la fate, 3 litri, 3 litri e mezzo di acqua. Se fate sport e sudate tanto e avete bisogno di bere di più, bevete di più. Comunque non meno di 2 litri. Sono le 12:45, io faccio il primo pasto e questo è un pochino ispirato alla Student Aesthetics, non so se alcuni di voi lo seguono oppure no. Mi faccio i protein oats, ovvero prendo questa scodella, prendo dei fiocchi di avena, questi sono proteici, ma quelli normali vanno benissimo. Ci aggiungo dell'acqua, li cuocio nel microonde e poi ci metto dentro uno scoop di questo The Whey Protein. Questo è decadent milk chocolate, quindi è cioccolato decadente al latte. Se no, a volte ci metto anche questo qua che è Choc Brownie Flavor, trovate tutto sul sito di MyProtein. Gusti che consiglio sono il cioccolato o comunque gusti più naturali. Se voi andate a provare dei gusti un pochino strani, può essere che sanno un po' troppo di chimico, vi sarò sincero. Quindi provo sempre a prendere cioccolato o banana naturale il più possibile, troverete proprio nei gusti. Detto questo, vi faccio vedere come si fanno. E come avete visto, in 2 minuti è pronta questa bowl of protein oats. Un sacco di proteine metto in questo momento sullo schermo. Ovviamente, se volete più proteine e avete più avena, potete mettere 2 scoops di proteine invece di che uno. Se volete aggiungere carboidrati, io consiglio di aggiungervi sopra una banana oppure una mela o comunque magari 100 grammi di un altro frutto, di frutti misti rossi. Questo come snack è ottimo, tanti carboidrati, tante proteine da usare come snack pre-workout, post-workout o come dessert perché con le proteine è bello dolce. Niente, primo pasto sarà questo, mi riempie un bel po', ci vediamo nel prossimo pasto. Proprio adesso mi è appena arrivato un pacco da MyProtein, non avevo idea di che cosa fosse, non mi avevano detto niente. Questo è il pacco. E queste sono tutte le barrette che mi hanno inviato e sono la loro nuova barretta che uscirà il 30 maggio, si chiama Carb Crusher, me l'hanno mandato ovviamente in tutti i gusti, strawberry cheesecake, caramel nut, dark chocolate and sea salt, penso che siano, sembrano buonissime, comunque mi hanno mandato una decina di barrette, non vedo l'ora di provarle, vi farò sapere come sono. Sono le 5 e mezzo, ho appena finito di giocare a tennis e mi sto bevendo questo Lucozade Sport. Zero calorie, vado a casa, mi faccio il primo vero pasto. Some lettuce, tomato and olives on it, please, man. Thank you. When did you start to cook? Oggi ho pensato di farvi vedere esattamente cosa vuol dire con la dieta flessibile. Anche per questo mi sono fermato a prendere il panino da Subway e vedete qua è un panino con pane integrale. Ci ho messo dentro del pollo, del formaggio, delle olive, del pomodoro e della lattuga, come potete vedere. Questa è buonissima, una cosa ottima di Starbucks, che mette le calorie direttamente sul menu, oppure se decidi di mischiare
diversi ingredienti che non stanno appunto sul menu, puoi andare sul sito loro e vedere le calorie. Questo è fondamentale perché mi permette di poi andare dentro MyNetDiary, che è l'applicazione che utilizzo io, si chiama MyNetDiary oppure MyFitnessPal, funzionano tutto allo stesso modo. Posso inserire lì direttamente il panino di Subway e mi calcola carboidrati, proteine, grassi e calorie che stanno qua dentro il panino. E per questo utilizzo alla fine un'applicazione del genere, perché in realtà la gente pensa: ah, ma come fai a monitorare tutto quello che mangi? Molto più facile mangiare riso, pollo e broccoli. La cosa è che il riso, pollo e broccoli vi stuferà a una certa. Questo è come se fosse un panino, potete farlo anche voi, non dovete per forza andare da Subway, lo potete fare a casa, basta che prendete del pane integrale, se volete un po' più di fibre, un po' meno di carboidrati semplici, ci aggiungete del pollo, ci aggiungete delle olive, dei pomodori, della lattuga e un pochino di formaggio, magari una o due fette di formaggio, è comunque abbastanza sano, sia i grassi che i carboidrati che le proteine, questo è un panino completo. Mangiando solamente riso, pollo e broccoli magari vi stufate e poi ogni 2x3 sgarrate. Con la dieta flessibile mi permette, ad esempio oggi avevo voglia di un panino del genere e me lo son preso tranquillamente, inserisco nella mia applicazione, nel prossimo pasto prima di mangiarlo penso: ok, quanto ho consumato oggi in termini di proteine, carboidrati, grassi, quanto mi rimane da consumare, e decido così il prossimo pasto. Intanto non vedo l'ora di mangiarlo. Un'altra cosa, ragazzi, sto facendo tennis, questo è il quarto giorno di fila che gioco 2 ore a tennis, 2 ore al giorno, cioè quasi gioco più a tennis che vado in palestra. Quindi sto facendo del cardio praticamente insolitamente, ma va bene anche così, benissimo fare uno sport come il cardio, perché a parte che lo fate di solito con un'altra persona, vi divertite molto di più, bruciate le calorie senza nemmeno accorgervene e niente. Quindi mi mangio questo, poi fra un po' andiamo in palestra e poi post workout ho già in mente un bel pasto che mi faccio. Assurdo, ma vero, sono tornato a casa e ho iniziato a mangiare. Mi ero completamente dimenticato che stavo filmando un full day of eating, quindi scusate, però sono andato un attimo al supermercato, mi sono preso del mango e un fat free natural cottage cheese. Questo sono fiocchi di latte a 0% di grassi e hanno ben, per l'intera confezione, sono 300 grammi, ci sono 220 calorie, 1 grammo di grasso, 20 grammi di carboidrati e ben 32 grammi di proteine. Quindi una frutta, carboidrati e proteine post workout. Finisco di mangiare, ci vediamo nell'ultimo pasto. Questo è un piccolo snack che c'è con una fama assurda. Ecco letteralmente cena di stasera: 310 grammi di pollo che stanno cucinando in là, 200 grammi di questo mashed potato e ovviamente un po' di insalata. Ci ho aggiunto 2 spruzzini di questo olio a spruzzo che ha solamente 2 calorie per spruzzo, pazzesco, e un po' di questa salsa di soia light che ha praticamente pochissime calorie, anche questo solamente 3 calorie per serving. Allora, ho appena controllato MyNetDiary, pensavo di aver finito lì con i grassi e invece posso colpirne ancora un pochino, quindi stavo pensando a che cosa avevo voglia. So che magari alcuni di voi mi diranno: ma non sono grassi buoni, non sono... Ragazzi, quello che conta sono calorie, grassi puoi prenderli monounsaturated, unsaturated. Ovviamente non è ottimo se mangi solo questo, ma nell'arco di una dieta flessibile, bilanciata, vanno anche bene. Quindi ho deciso di prendermi un po' di cioccolato. Questo è il cioccolato fondente, mi sembra 70% fondente. No, 47% minimo, con un pochino di sale. Questo è buonissimo, se non l'avete mai provato è veramente buonissimo. Ho visto che 50 grammi rientra nei miei macronutrienti perfettamente e mi fa arrivare a 2500 calorie. Quindi, perché no, io mi concedo sempre un qualcosina del genere ogni giorno, che mi aiuta un sacco a rimanere costante con la mia dieta, perché in passato ho provato a fare riso, broccoli e pollo e basta, gli alimenti erano veramente limitati e questo alla fine sgarravo ogni 2x3 perché mi veniva voglia di altro. Quindi invece così mi posso permettere un piccolo sgarro, diciamo così, io non lo chiamo sgarro, mi posso permettere un piccolo cibo che mi piace ogni singolo giorno e mi permette di essere costante, e in questo modo non sgarro quasi mai, cioè nemmeno una volta al mese, proprio mai, perché provo sempre a farli rientrare
e i macronutrienti giornalieri. Quindi 50 grammi di cioccolato per concludere i macro di oggi. Che buono. Allora, è la mattina seguente, fatemi concludere qui il video. Ho appena messo tutte le calorie sull'applicazione, le metto in questo momento sullo schermo. Ho colpito 2525 calorie, 185 grammi di proteine, 323 grammi di carboidrati e 75 grammi di grassi. Come vi ho detto, la cosa più importante che sto facendo in questo momento è contare sia le calorie che le proteine, mentre per i grassi e i carboidrati le lascio abbastanza aperte perché dipende da quello che faccio nella giornata. Mentre le calorie sono ciò che controllano quello che va su, il tuo peso che va su e il tuo peso che va giù, e le proteine, beh, devi consumare abbastanza proteine, uno per costruire il muscolo, due per evitare di perdere forza in palestra, quindi aiuta sia con la performance che a costruire o mantenere come minimo la massa muscolare, soprattutto quando tu stai a dieta. Per questo motivo sono un po' elevate, stanno a 185 grammi, che è tra il 2 e 3 grammi per chilo corporeo per me, che è quello che consiglia anche il dottor Eric Helms. Mentre grassi sono un pochino più alti, di solito vado un pochino più bassi, però ieri mi è venuta voglia di cioccolato, e quello che potete fare con la dieta flessibile è, quando vi viene voglia di qualcosa, invece di aspettare e aspettate un giorno e continuate ad avere questa voglia, aspettate il giorno dopo. Mi ricordo com'era quando facevo la dieta da bro con solo riso, pollo e broccoli, che a una certa ti viene voglia, che ne so, di pane. Ok, primo giorno riesce a resistere, secondo giorno riesce a resistere, però dopo 2-3 giorni che c'hai sempre questa voglia, non riesci, perché il nostro willpower, quindi la nostra forza di volontà, è finita, cioè è limitata. Tu puoi dire no, 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 quanto vuoi, ma è proprio limitata. Hanno fatto degli studi scientifici su di questo, che tu più devi fare decisioni e più la tua forza di volontà diminuisce. Che anche perché tanta gente, mentre all'inizio della giornata può stare a digiuno, può mangiare di meno, verso la fine della giornata, che ha fatto tutte queste decisioni durante l'arco della giornata, alla fine praticamente non ha più motivazione, non ha più forza di volontà, ed è molto più probabile che sgarra sulla dieta. Anche per questo, con la dieta flessibile invece, appena mi viene voglia di qualcosa, voglia di cioccolato, perfetto, vado a prendere il cioccolato e lo faccio rientrare nei miei macronutrienti. Da quando faccio questo sono rimasto costante sulla mia dieta e mi salva, ed è molto meno stress di ciò che pensate, perché voi basta che inserite nell'applicazione, magari non è tutto perfetto, ma almeno avete un'idea, magari non sto a 2525 calorie, ma magari sto tra i 2005 e i 2006, che comunque va benissimo a lungo termine se ci pensate. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un like, lasciatemi un commento, qualsiasi cosa che, non lo so, se pensate che potrei fare un video in futuro su un certo argomento che ancora non ho fatto, qualsiasi domanda avete, qualsiasi, sull'applicazione, io leggo tutti i commenti e rispondo al più possibile. Al massimo ci metto un cuore, perché comunque per farvi vedere che li leggo tutti. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto. Se posso aiutare qualsiasi persona con programmi personalizzati eccetera eccetera, come sapete, se voi andate sul mio sito trovate i miei programmi gratuiti, e per chi volesse una mano più da vicino, tutto personalizzato, c'è anche l'opzione di fare quello, quindi andate a vedere il sito. Detto questo, lasciateci un like, ci vediamo al prossimo video.